Sport Bike, secondo appuntamento qui dal Cremona Circuit. Il pubblico sugli spalti è pronto a godersi lo spettacolo di questa nuova categoria del panorama motociclistico che ha esordito a Varano nel primo round di trofei Moto Estate. In pole position con un 1:38:345 c'è Mattia Sorrenti, uno dei leader di questa categoria, davanti ad un altro pezzo forte, Fabio Starnoni, 1:38:04, seguito da Roberto Sarchi che chiude la prima fila. Poi abbiamo Bressan ad aprire la seconda, poi De Maio, Solca, Caron De Stefanis e Rovelli in terza fila, poi Berselli, Lovato, Ferrara e Censala a chiudere lo schieramento di 13 piloti che ci daranno battaglia qui al Cremona Circuit per il secondo round della Sport Bike. Luca Carone, ottima posizione dalla quale guardare la partenza di questa gara. Speravo un qualcosina meglio, però ripeto, il livello è alto. Speriamo di fare una buona partenza e di rimanere aggrappati a quelli davanti, un po' più veloci. Questa Aprilia si adatta particolarmente all'autodromo di Cremona. Sì, è una moto molto maneggevole, bella da guidare. Bisogna essersi un po' capaci a mettersela, a disegnarsela addosso, però è un bel veicolo. Randy De Maio alla prima di Moto Estate sull'autodromo di Cremona. Com'è questa prospettiva di gara dalla quinta piazza? Beh, molto bene, perché in qualifica purtroppo c'è stata la caduta di Edo che ha cambiato le carte in tavola. Sono quinto, sono contento, è la mia seconda gara di tutta la mia vita e niente, speriamo che vada bene, cercherò di divertirmi e di far divertire anche voi. Mattia Sorrenti, sei ormai un habitué del front row. Con quali prospettive guardi questa gara? Ciao a tutti, adesso proviamo a partire a fare una buona partenza e precisamente non lo so cosa capiterà, speriamo solo di fare il meglio possibile. Ecco. Tutto pronto per la Sport Bike, aspettiamo l'ok da parte dei commissari, la bandiera rossa è ancora lì, bella vigente, aspettiamo l'ok dal fondo dello schieramento di quella verde, sì, arriva in questo momento l'ok, via anche la bandiera rossa, ora parola ai piloti, il semaforo è rosso e si spegne in questo momento, una buonissima partenza da parte di Starnone che si mette subito davanti a tutti e così si prende la leadership già alla prima curva. Buono, discreto, comunque buono lo scatto da parte di Sorrenti che però ha visto quello di Starnone ancora meglio, ancora migliore, meglio per lui che deve riscattare. Un brutto epilogo dopo Varano, Fabio Starnone dopo il contatto avuto con Nebocellari nell'ultimo giro a Varano, proprio anche alle ultime curve eravamo primo on board con Luca Carone, ricordiamo, partito dalla settima posizione. Ho visto un buono scatto anche di Matteo De Stefanis dalla ottava posizione nelle retrovie e adesso per Sorrenti sarà una gara totalmente in, diciamo, non ovviamente in salita, ma comunque all'inseguimento di Starnone. Vediamo se sarà capace di sorpassarlo. Magari subito sgondola un po', si muove la moto di Fabio Starnone in entrata alla 7 per poi immettersi nelle successive curve che portano alla Bosco, poi la 9, la Stradivari, poi la 10 che immette poi sulle rettilineo. Eccola qui la Cremona, per poi mettersi sulle rettilineo. Si fa molto vedere Sorrenti, si fa vedere Sorrenti che prova a tallonare subito il pilota partito dalla seconda posizione, grandissimo scatto che si è messo subito davanti a tutti. Vedremo se avrà la possibilità Sorrenti di passarlo e poi imporre il suo ritmo. Un board con Starnone, il leader di questa corsa, incontrastato, ma compare Mattia Sorrenti, così riprende la scia e si mette all'interno di curva 11, la San Martino, si mette dentro, va un pelo largo Starnone e Sorrenti si riprende subito la leadership della gara, lo fa subito, vuole imporre il ritmo, vuole provare a scappare, vuole andarsene via il numero 21 su Aprilia, seguito da Bressan e Sarchi, poi via via arrivano anche gli altri, ci sono Solca, De Maio, De Stefanis e Carone subito dietro per tentare l'attacco, per giocarsi qualcosa di importante in questa Sport Bike che ricordiamo l'anno scorso rinominata quest'anno Sport Bike, l'anno scorso era Twins Cup. È arrivata la Sport Bike da quest'anno, una nuova categoria del panorama motociclistico che arriverà anche nel mondiale il prossimo anno, si prevede, tra tutte le marche che sono presenti, Yamaha, Aprilia, Kawasaki, Rossmoto, ma il duello principale sarà proprio quello che stiamo vedendo in questa gara, quello tra, sì,
Sorrenti e Starnone, ma è anche un duello fra Aprilia e Yamaha. Sorrenti ricordiamo su Aprilia e Starnone ricordiamo su Yamaha, le due marche che lotteranno in questa categoria, lo stanno facendo anche adesso, l'hanno fatto sì alla prima gara dove ha vinto Edoardo Colombi, entrambe con vincendo ovviamente non due gare, perché la Sportbike ha solamente una gara, con Colombi che ha fatto pole e vittoria in quel di Varano, con il Sorrenti che comunque ha chiuso subito in seconda posizione, quindi uno dei protagonisti di questo campionato di Trofei Motestate categoria Sportbike. E Sorrenti non fa il vuoto, ma comunque prende qualche decimo importante, questo mezzo secondo di sicurezza su Starnone lo prende, che comunque va in scia, stacca forte Sorrenti, stacca forte anche Starnone, e vediamo se Starnone avrà adesso la possibilità di provare a replicare, di stare lì, vediamo se ha il passo per stare con il pilota Aprilia numero 21. Dietro vediamo Bressan e Sarchi, Sarchi che ha chiuso terzo a Varano, approfittando, come dicevamo anche in precedenza, del brutto epilogo fra Boccellari e Starnone, che con un'entrata di Boccellari all'ultima curva, un po' troppo confidente, un po' troppo fiduciosa, è andato a centrare Fabio Starnone, e hanno entrambi chiuso con 1-0 nelle ultime tornate del circuito di Varano. Così Sarchi, che era appena più attardato, ne ha approfittato chiudendo terzo, approfittando del contatto appunto fra Starnone e Boccellari, che si trovava in quinta posizione Sarchi, e poi ha chiuso terzo con il contatto. Luca Carone, il numero 74 inquadrato, in questo momento si trova in ottava posizione dopo essere partito dalla settima, 1.43.0, un tempo che l'aveva portato ad aprire la terza fila. Chiude, copre la staccata Stevis Bressan, magari da un possibile attacco di Roberto Sarchi, che non è abbastanza vicino, ma comunque è lì, sente l'odore dello scarico della moto numero 514 di Bressan, però sembra essere un po' lontanino. Vediamo se anche lui, come Starnone, avrà il passo per stare lì. La distanza è più o meno la stessa di quella che separa Sorrenti e Starnone, anche quella tra Bressan e Sarchi. Quinta posizione invece per il momento per Marco Solca, rettilineo con Sorrenti, che si appresta ad andare nelle ultime curve, nell'ultima configurazione del tracciato, che ricordiamo è stata rifatta per, ovviamente, per garantire più sicurezza, ma per garantire anche un buon approdo dei piloti Superbike che hanno svolto i test qualche giorno fa, i test ufficiali qui al Cremona Circuit. Li rivedremo poi protagonisti il 20 e 22 settembre nel round ufficiale del mondiale, ultime curve, soprattutto la 11, la 12 e la 13. Torniamo on board con Carone, iniziato il quarto giro, andiamo a vedere i giri un po' di Carone, che chiude adesso sul traguardo, il numero 74 chiude in 1.43.2, gira 12 km rispetto al giro precedente in 1.43.0, comunque un buon ritmo. Andiamo a vedere davanti però come gira, andiamo a vedere davanti on board con Sorrenti, andiamo a vedere come gira il leader di questa corsa. Per il momento sì, arrivano i tempi, ecco, un po' in ritardo arrivano i tempi, ma andiamo con 1.38 per Sorrenti, 1.39.2 ha fatto il giro prima, quindi gran giro, il suo miglior giro ovviamente, perché il secondo ovviamente è più veloce, il 38.8. Vediamo se sarà ancora in grado di abbassare, mette appena fuori la gamba di salvataggio Starnone, che ha girato in 39.0 l'ultimo giro, 2 decimi più lento rispetto a Sorrenti, ma è ancora lì comunque, 39.1 aveva fatto il passaggio prima, girando più veloce di Sorrenti, quindi sono lì, girano praticamente quasi insieme il pilota Aprilia e il pilota Yamaha. Mi sembra essere molto interessante la faccenda, perché comunque Starnone è sempre lì, mentre intanto qua De Stefanis si presenta, va, ci prova, non riesce ad attaccare alla Cremona il numero 5 Randy De Maio, che si appresta ad andare sul rettilineo con De Stefanis alle spalle, che gli prenderà tutta la scia adesso. Ricordiamo un De Stefanis che ci aveva regalato una bella bagarre con Calonacci a Varano, i due piloti Yamaha avevano dato vita a un bel duello durato poco, un sorpasso, due sorpassi solamente, ma molto emozionante. Vediamo se anche De Maio e De Stefanis saranno in grado di riproporre anche qualcosa di più bello. Passo sul passaggio sul traguardo, nuovo passaggio sul traguardo, 1.39.3 per Sorrenti, 1.39.1 per Starnone, e quindi si fa sotto, non ha assolutamente perso niente il pilota Yamaha, ma è sempre lì vicino, però gli manca qualcosina ancora, sembra che gli manchi qualcosina per poter provare a punzecchiare a modo anche da più vicino il numero 21. Torniamo con Carone on board, che ha girato in 42.8, gira il giro più veloce personale per Carone, che ha fatto un buonissimo giro, il suo migliore giro personale. Sta per andare a chiudere anche nelle ultime curve
ricordiamo Carone che non aveva girato a Varano, ancora fuori la gamba di salvataggio per Stallone che scodinzola un po', Carone che non aveva girato a Varano per una caduta nelle prove che non gli ha potuto permettere di prendere il via, mentre qui affrontano sempre, mette fuori un po' la gambina Starnone per sicurezza, per equilibrio. No, sulle rettilineo vediamo, sente un pochino la scia Starnone, non sembra, sì, un pochino la può sentire, tanto quel che gli basta per provare comunque a stare lì vicino. Vediamo se ha la possibilità Starnone, stacca forte Starnone, mette fuori la gamba di salvataggio anche Sorrenti. Arrivano alla 11, la 12 e la 13, la 11, la San Martino, poi la 12, la 13, poi le torri. E giù sul traguardo, giù gas. Nuovo passaggio, vediamo il passaggio sul traguardo. 38,9 per Sorrenti, 39,1 per Starnone. Qualcosina paga ancora Starnone, ma sempre lì vicino, paga quei 6 decimi un po' che non gli permettono, magari Starnone sembra magari non pensare, sembra un po' presto, un po' prematuro dirlo, che sta già magari pensando a prendere punti per il campionato, magari può provare ad azzardare qualcosina di più, ma bisogna comunque pensare al campionato, pure se siamo alla seconda gara. Ricordiamo poi i prossimi appuntamenti, sempre comunque rimanete collegati tramite il canale YouTube su cui state vedendo ovviamente questa gara, e poi su tutti i canali social, Facebook, Instagram dei Trofei Motestati. Ricordiamo anche in televisione alla domenica sul canale 68 del Digitale Terrestre GoTV. Starnone va un pelo largo alla Cremona, anzi no, forse la fa così apposta volutamente per poi avere più trazione. Non era la Cremona, scusate, sembrava essere la Cremona. Arriviamo, stiamo per arrivare alla Cremona. Vediamo, oh, attenzione intanto qua sempre l'attacco di De Stefanis, si mette dentro, passa De Stefanis su De Maio, riuscito a passare, buon sorpasso, si è messo all'interno, passa De Maio e si mette davanti così in sesta posizione il pilota Yamaha. Vediamo se De Maio avrà la possibilità di provare a contrattaccare, scodinzola un po', sgondola un po' la moto in entrata alla Cremona. Questa è la Cremona, la curva che poi mette sul rettilineo, che poi arriveremo a, che poi ci porta alle ultime curve, un po' di scia per De Maio in fondo al rettilineo, mentre qua invece la situazione rimane sempre invariata, non sembra esserci possibilità per il momento perché la gara è ancora un pelo lunghina, mancano 4 giri alla conclusione di questa gara, 7 su 10. Vediamo come chiudono adesso il passaggio sul traguardo, gli ultimi giri, 39,5 per Starnone, 39,3 ancora per Sorrenti, qualcosina ancora lo paga Carone, affronta le ultime curve e vediamo il suo passaggio sul traguardo. Giro precedente Carone aveva fatto 43,3, vediamo, sta per passare adesso, lo vediamo dalla fotocellula, 43,2, sta mantenendo comunque un buon ritmo e Carone nella sua posizione, l'ottava. Sempre così, non succede niente per il momento. Stacca forte Starnone, stacca molto forte e Starnone e ci prova a farsi ancora, mette fuori la gamba di salvataggio, linee totalmente diversi con Sorrenti che probabilmente l'ha visto appena con la coda dell'occhio, ha rialzato un attimo la moto, ha fatto una piccola correzione, ha staccato molto forte Starnone, si è avvicinato e vediamo se ha adesso intenzione di poter provare un attacco alla Cremona all'interno, un pelo largo Sorrenti, una linea un po' strana ma comunque linee diverse ma efficienti per entrambi, un pelo largo Sorrenti questa volta, vediamo in uscita se Starnone ha la possibilità di prendere la scia e stare lì insieme a lui, provare un attacco alla curva 11, la San Martino in scia non sta proprio benissimo dietro, si scolla subito magari per non farsi riscaldare la gomma davanti e vediamo come stacca. No, stacca forte Sorrenti, stacca forte anche comunque Starnone che si prova a fare sotto. Quello che mi sembra in questo momento è che Starnone forse nelle ultime tornate, nelle ultime curve di questo tracciato del Cremona Circuit faccia forse un pelo la differenza, forse nell'ultimo settore riesce a guadagnare qualcosa rispetto alla prima parte del tracciato dove perde qualcosina magari su Sorrenti. 41 per Starnone, 45 per Sorrenti, ha girato 4 decimi più forte Starnone, si è rifatto sotto molti, infatti ha avuto quella piccola correzione Sorrenti che probabilmente con la coda dell'occhio l'ha visto ma era anche più lontano di quello che magari ci immaginavamo. Ancora si volta appena Sorrenti, ma sembra esserci qualcosa che bolle in pentola per questa gara della Sportbike perché Starnone non molla, non vuole mollare e
sta lì per provare, si fa sotto, questa volta è molto più vicino, vediamo, arrivano alla curva dove erano prima e Starnone stavolta interno, ma fanno linee diverse, la fanno sempre così. Però per un largo, forse più del solito stavolta Sorrenti, la fa così per provare ad avere un'uscita migliore. Guarda sempre un po' con la coda dell'occhio Sorrenti per capire dov'è Starnone. Arrivano ancora una volta verso la Cremona in staccata, la fanno così, fanno queste linee. Sorrenti la fa un pelo più larga per avere più trazione in uscita. Starnone entra invece più, un pelo più interno rispetto a Sorrenti, che sembra che stia facendo un attacco, ma questa volta è molto più vicino Starnone, non gli sta in scia, prova a sfruttare il motore della sua Yamaha, non sembra essere però il caso in questo giro. Vediamo, si fa, stavolta è molto vicino, stacca forte, stacca appena prima Starnone, che comunque sembra anche un po' studiare Sorrenti, sta cercando di capire magari in quale zona potrebbe approfittarne e passarlo. Abbiamo visto che mi sembra che nell'ultimo settore Starnone potrebbe fare un pelo la differenza, lo sta studiando probabilmente, però è un po' lontano per provare l'attacco. Inizia il penultimo giro di questa gara della Sport Bike qui al Cremona Circuit. Come girano? 42-1 Sorrenti, 42-2 Starnone, arriva più indietro Bressan in 43, mentre invece ancora Sarchi con 42, quindi i primi quattro fanno comunque uno sport molto interessante, girano su dei bei tempi. Passa adesso Carone sull'ultima curva per poi mettersi nel rettilineo del traguardo. Vediamo il suo passaggio, prima aveva fatto 42,5, adesso fa 42,2. Buon giro da parte di Carone, fa il suo miglior giro personale. Sorrenti non ha davanti nessuno, quindi Starnone non è ancora passato, ma è sempre lì dietro. Se abbiamo anche magari della soggettiva di dietro di Sorrenti, potremo vedere, capire meglio dov'è Starnone. È sempre vicino, è vicino e forse per l'ultimo giro ha qualcosa in mente Starnone, vediamo se lo avrà, se Sorrenti sarà anche in grado, magari si è tenuto qualcosina in tasca Sorrenti per provare a dare un ultimo sprint alla sua Aprilia. Bressani invece si è completamente scolato di dosso Sarchi, se l'è messo a 2 secondi e quindi terza posizione consolidata per il numero 514, che ricordiamo insieme a Sarchi, Sorrenti e Starnone hanno girato sul 40, sul 39, hanno fatto veramente dei buoni tempi. Di nuovo Starnone, stavolta all'interno, e stavolta se vediamo sembra essere un po' lontanino per provare un attacco, ci vorrebbe un pazzo per farlo. Starnone stacca molto forte, Sorrenti stacca molto forte, Starnone stacca forse un pelo prima ancora perché non vuole affondare l'attacco e sta per iniziare l'ultimo giro di questa gara della Sport Bike. Attenzione, vediamo se Starnone si farà sotto per tentare l'assalto alla vittoria. Inizia l'ultimo giro in questo momento, 42 ancora per Starnone, 42-1 per Sorrenti, 43 per Bressan, 42,197 per Sarchi. E attenzione, e adesso vediamo, l'ora della verità sta arrivando. Sorrenti sembra avere sempre quei decimini di vantaggio che gli possono consentire di stare un pelo tranquillo, ma sappiamo che Starnone negli ultimi metri, nelle ultime curve, si è fatto sempre sotto, quindi attenzione, ma sembra essere forse un po' più lontano del solito. Adesso si volta Sorrenti per vedere, stavolta sembra essere lontanino, ma arriviamo adesso nei punti dove Starnone sembra aver fatto la differenza. Fuori la gamba di salvataggio, va un pelo largo Starnone, stacca forte. E arriviamo in punti cruciali dove Starnone prima, qua Sorrenti scodinzola un po', fuori anche la gamba di salvataggio per il numero 75, fuori il piedino, ma Sorrenti sembra avere qualcosina adesso, sembra avere qualcosina di vantaggio rispetto a prima. Starnone prima era più vicino, ma si fa sotto, sembra, o la telecamera che schiaccia, ma forse adesso sembra essere più vicino. Vediamo alla Cremona, ultime chance d'attacco, è vicinissimo Starnone, ultima chance adesso con la scia. Ancora Sorrenti che guarda appena con la coda dell'occhio per capire e si mette verso l'erbetta e poi fa un po' di zigzag. E Starnone stavolta è tutto in scia, decisamente in scia, questa volta la prende tutta, si mette a fianco gomito a gomito, va però anche sulla riga bianca, è passato Starnone, stavolta sì, l'ha fatto, mette fuori la gamba di salvataggio, è l'ultimo giro, incredibile. Arrivano la 11, la 12 e la 13, incredibile mossa da parte di Starnone che protegge l'ultima curva, la protegge, avrà meno trazione in uscita, Sorrenti la prepara per incrociare, ma non è niente, non c'è niente da fare, incredibile. Starnone vince la gara della Sport Bike, rivincita dopo l'epilogo di Varano, gran vittoria davanti a Sorrenti, beffato alla fine, grandissima gestione di gara di entrambi, ma Starnone studiato meglio, è riuscito a mettersi davanti, grande vittoria di forza. E poi arrivano tutti gli altri, Solca quinto, De Maio, De Stefani, Scarone, Rovelli, Berselli, Ferrara, Censale, Lovato, incredibile finale.